Ciao ragazzi, come avete potuto capire dal titolo, oggi ho pensato di parlare di erotismo e cinema, 50 sfumature versus Secretary. Ci ho pensato un po', diciamo, su quale poteva essere il tema di questo nuovo video e mi è venuto in mente questo film, rileggendo questo tema, rileggendo alcuni miei vecchi pezzi. Diciamo, facendo una selezione tra i miei pezzi da giornalista e mi è tornato tra le mani. Mi è capitato tra le mani un vecchio articolo che scrisse su 50 sfumature di grigio. Premetto che sì, ho visto il film, sì, precedentemente ho letto anche il libro, ho letto il primo, il secondo e il terzo non ce l'ho fatta, proprio perché che palle. E poi ho visto il film di 50 sfumature. L'ho visto perché costretta per lavoro. Perché il mio capo mi aveva chiesto un pezzo per la festa della donna, appunto incentrato sul tema femminile. Allorché, visto che era a marzo, per l'8 marzo, il 14 febbraio credo fosse uscito il film, quindi era proprio boom, film 50 sfumature, tutti a parlare, ho detto, ma adesso lo vediamo e ci facciamo un pezzo, magari non una semplice recensione, che è quello di cui mi occupo per il giornale, ma un pezzo, diciamo così, proprio sulla figura del femminismo, sulla figura della donna nel cinema e nella società di oggi. Insomma, guardo questo film. No, non ho pagato il prezzo del biglietto. Guardo il film e poi ho fatto una recensione flash, cioè la prima cosa alla fine del film che mi è venuta in mente è stata questa. Di cosa orrende l'uomo ne ha create tante, ma nessuna batte 50 sfumature di grigio il film. Questo per farvi capire quanto io l'abbia trovato brutto, ma brutto, orrendo. E quando parlo di film orrendo, non parlo semplicemente di una recitazione. Recitazione? Che poi lei l'ho vista anche in altri film, diciamo, mediocre, ma lui non si può proprio guardare. Siamo lontanissimi però da una definizione di attrice, diciamo, nel senso più completo del termine. Comunque, non soltanto di una sceneggiatura banale, tra l'altro anche eccessivamente inutilmente censurata, perché se c'era una cosa che poteva allettare era quella, ma nel film non si vede praticamente una beniamata mazza. Mai espressione fu più appropriata. Non parlo neanche di una regia spiccio, una regia anche questa banale e mediocre, ma parlo proprio dell'idea in sé. E qui quindi andiamo oltre, andiamo proprio alla radice, al libro. Che senso ha 50 sfumature? Che senso ha? Ovviamente, però, la colpa non è neanche dell'autrice. Assolutamente no. Perché da una che dice, da una casalinga annoiata, che dice che la sua opera altri non è che la versione erotica di Twilight, capite che non possiamo aspettarci un colossal, non possiamo aspettarci un'opera, un libro degno di essere chiamato tale. Comunque, sappiamo perché questo libro ha spopolato, ne hanno parlato. Diciamo fino alla nausea, quindi non voglio tornare anche perché so di essere ormai indietro perché è questione trita e ritrita, anche se tra un po' che devo uscire sul secondo capitolo, credo perché credo l'abbiano girato. Comunque, io non volevo tanto parlare del libro, criticare il libro, cosa che comunque ho già fatto molto brevemente, l'ho trovato scritto malissimo, idea vecchia, insomma, peggio non poteva essere. Mio nipote forse sicuramente scrive meglio. Non voglio neanche parlare del film più di tanto perché avete capito che non mi è piaciuto e non ho accettato, cioè non ho capito in realtà più che accettato l'idea, la decisione del regista di tagliare anche quelle scene un po' più erotiche che avrebbero potuto tirare un po' di più, visto che, ripeto, il libro credo sia tutto quello la particolarità. Tolto quello non rimane niente. Comunque, la storia d'amore non la tu una storia d'amore, ma la tu una storia malata, perché è la storia, ecco, appunto, quello di cui volevo parlare, che è tutto trito e ritrito, cioè tutto estremamente banale. Per quanto quest'opera ci sia stata venduta
come un'opera rivoluzionaria, nessuno aveva mai parlato di sesso così, nessuno aveva raccontato. In realtà è tutto trito e ritrito, perché se noi partiamo dalla base, è una ragazza bruttina, vabbè, l'attrice non lo è, è una bellissima donna, però nella storia diciamo non è neanche tutta questa bellezza, vergine, bravissima, la tipica ragazza dalla porta accanto, lui uno strafigo, ricchissimo, pervertito, che non si sa perché tra mille donne che poteva avere si innamora follemente della ragazza della porta accanto. Insomma, Walt Disney ci ha fatto Cenerentola, che più o meno siamo lì, un bel po' di anni prima, diciamo una versione per bambini della storia, ma tra l'altro è un film che mi è sembrato, un film, un libro, un'idea proprio, che non aveva senso di esistere e che tra l'altro copiato malissimo, ma malissimo, da Secretary. Segretaria, il film con Maggie Gyllenhaal. Si dice così? Sì, perché si pronuncia così. Comunque, attrice bravissima. Film, commedia, commedia drammatica, questa sì rivoluzionaria, una pellicola del 2002, questa sì provocatoria, questa sì originale, questa sì una pellicola che merita di essere vista e assaporata dal primo all'ultimo minuto. Un film che in realtà non è neanche così tanto famoso, anche se ha vinto un po' di premi. Però, insomma, non ha avuto secondo me il successo che meritava. La storia brevemente è questa. Parliamo di della protagonista bruttina, introversa, che ha appena finito una cura in un centro psichiatrico perché ha tentato il suicidio, è autolesionista e risponde a un annuncio sul giornale per fare la segretaria in uno studio legale per un avvocato. Fa il colloquio, viene assunta e presto inizia questo rapporto di sottomissione con il suo datore di lavoro, nonché l'avvocato. Rapporto di sottomissione che però poi si evolve e prende dei risvolti alquanto, diciamo, inaspettati, possiamo dire, molto interessanti. Insomma, una pellicola, come ho già detto, appunto originale, interessante. Che nulla a che vedere, per quanto di base parli dello stesso argomento, cioè parliamo appunto della sottomissione sessuale, ma assolutamente in un modo totalmente diverso da quello in cui viene trattato nella saga 50 sfumature, nella trilogia 50 sfumature. Perché nella trilogia 50 sfumature, alla fine stiamo parlando di una banalissima storia, sì, di amore, alla fine. Credo che alla fine si sposino e abbiano anche un bambino. Spoiler. Vabbè. Comunque era scontato sin dal primo momento che sarebbe finito così. Mentre in Secretary viene raccontato la psicologia dei personaggi. Ecco, ci si sofferma su quelle che sono le cose importanti. Il film, un'opera, qualsiasi opera sia, deve lasciarti qualcosa fondamentalmente. Qualcosa che non sia la voglia di farsi attaccare al soffitto come un salame da essiccare, ma qualcosa che abbia appunto così più profondo, diciamo, dovrebbe lasciare un'opera, qualsiasi tipo di opera, altrimenti è inutile crearla. Io sono di questa idea, sarò forse un po' pallosa, ma quando leggo un libro, vedo un film, anche se una commedia, anche se qualcosa di leggero, ascolto una musica, vedo un quadro, deve lasciarmi qualcosa, deve comunicarmi qualcosa che non sia stupido ed inutile. E io invece credo che 50 sfumature sia l'inutilità fatta persona, cioè fatta proprio opera. E quindi credo che tutte le persone che abbiano visto e apprezzato tantissimo questa trilogia debbano invece andarsi a rivedere quest'opera precedente. E vedere quanto sia stata copiata anche male, tra l'altro anche proprio il nome del protagonista, Mr. Grey, viene copiato, perché Mr. Grey è anche il nome dell'avvocato nel film Secretary del 2002, quindi è proprio una copia brutta brutta brutta, stupida, banale, ripeto, quante volte ho detto banale? Sto diventando banale anch'io forse, sì, però è banale, davvero banale. E niente, quindi ho fatto questo piccolo video molto breve, in realtà sto guardando, sono già 10 minuti che sto parlando,
Sono un po' logorroca. Proprio per dirvi, ragazzi, visto che tra l'altro, ripeto, sto già leggendo che nel 2017 dovrebbe uscire la prossima stagione, quindi dovrebbe uscire il secondo capitolo. Prima di andare a vedere il secondo capitolo, di andare a continuare a leggere il libro, di dire che è stupendo, che è meraviglioso, che è originale, andatevi a vedere questo film, recuperatelo. Si trova facilmente, lo potete trovare anche nei mercatini dell'usato, il DVD, piuttosto che, sai, sapete, quelle baracche estive, nei mercatini estivi. Insomma, si trova molto facilmente, è facilmente reperibile il DVD di questo film. Fatelo perché ne vale assolutamente la pena. C'è la Gyllenhaal, che è, vabbè, è un'attrice che dirvi, è stratosferica, da Donnie Darko, in cui c'era col fratello, a Frank, con Fassbender. Insomma, è davvero un'attrice che merita, la trilogia di Nolan. Insomma, qualsiasi ruolo le interpreti, che sia comico, drammatico, folle, lei, così come il fratello, insomma, escono sempre vincenti. Poco premiati, secondo me, poco apprezzati, meriterebbero veramente tanto di più, perché veramente sono la dimostrazione che il talento è questione di DNA. Insomma, secondo me sono grandissimi. E poi, ripeto, il film merita, a prescindere dalla sua attrice protagonista. È un film anche abbastanza provocante, provocatorio. Non dico che sia un film pudico, puritano, insomma, no, è bello spinto anche come film, però va oltre quello che è l'atto sessuale, l'atto di sottomissione in sé, vi lascia qualcosa, ed è estremamente intelligente. Ecco, è un film intelligente, con dei momenti divertenti, dei momenti un po' più cupi. Insomma, c'è tutto, un film veramente completo, che io, se non l'avete ancora capito, vi consiglio. Quindi, ragazzi, ragazze, donne, uomini, grandi, piccoli no, grandi, molto grandi, queste cose fatele vedere sulle grandi, i piccoli no, li guardate, sono cose brutte. Quindi, a parte questo, andate a recuperare il film, perché ne vale veramente, veramente la pena. Quindi, morale della favola. Visto il titolo, 50 sfumature di grigio versus Secretary, promosso il secondo, bocciato il primo, almeno secondo me. Se avete visto uno o l'altro, o meglio ancora entrambi, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, datemi la vostra opinione. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su. E se vi va, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Con questo è tutto, quindi vi saluto. Ciao ragazzi! Ho dimenticato di dire una cosa, che forse è il caso che io dica. Se non siete d'accordo con me, perché magari 50 sfumature invece vi è piaciuto tanto, 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 non sentitevi offesi, nel senso, io no, questo video non volevo offendere chi ha amato e apprezzato questo film o la trilogia, perché ovviamente i gusti sono gusti, questa è la mia opinione. Diciamo che il bello di qualsiasi opera artistica è che debba creare discussione, quindi io non l'ho apprezzato per niente, però ovviamente prima di dirlo l'ho letto i libri e visto il film, quindi anch'io mi sono avvicinata a queste opere. Se non vi è piaciuto, cioè se vi è piaciuto e quindi assolutamente non siete d'accordo con quanto io ho detto precedentemente, va benissimo. Io non volevo insultare nessuno, non voglio dire che, non, cioè non volevo insultare nessuno, e va benissimo così. Spero appunto di non avervi offeso se lo avete apprezzato. Magari scrivetemi, ditemi perché lo avete apprezzato, cosa forse. Non so, volete darmi la vostra opinione? Io sono liberissima cioè sono felicissima di leggerla e di accettare anche delle critiche al mio video se voi non siete d'accordo con me. Voglio dire, il bello dell'arte è che debba, come ho già detto, creare discussione. Quindi non sentitevi offesi, non ho voluto offendere
Nessuno, questa era semplicemente una mia opinione molto free, molto leggera, e quindi non ci ho fatto la recensione quando uscì, non volevo farci neanche una recensione adesso, era semplicemente così, giusto per fare due chiacchiere. Con questo è davvero davvero tutto, vi do un bacione e a giovedì prossimo, ciao ragazzi!